Ragazze, buongiorno. Oggi cappuccino parlato. Intanto vi voglio fare vedere il mare che stamattina, se possibile, è ancora più spettacolare. Davvero, ragazze. Che meraviglia, ragazze, che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia, guardate. Ok, allora non potevo non farvi vedere questo mare azzurrissimo. E allora, ragazze, sono circa le 9:30. Io mi appresto a fare colazione e spero in 2 ore. Di riuscire a fare tutto quello che devo fare al mattino, perché poi io e mia figlia ce ne andiamo in palestra, quindi assolutamente devo riuscire a fare tutto in 2 ore. Ce ne andiamo in palestra, sarà una seduta un pochino più soft perché mia figlia poi deve andare al lavoro, e lo stesso vale per me perché più tardi mi devo dedicare un po' a togliere quello che devo togliere, perché IKEA ieri ci ha chiamati e ci ha comunicato che anziché venerdì la consegna sarà domani, quindi un giorno prima, e quindi devo sbrigarmi a togliere, a fare spazio per appunto mettere le nuove cose, quindi veloce veloce. Ma la mia principessa? Vita mia, ma quanto sei bella, vita mia, sei tu, vita mia! Allora, ragazze, ho appena fatto, per chi mi segue su Instagram, ho appena fatto un bellissimo reel con i colori, con le palette che ho utilizzato nell'ultimo Get Ready With Me. Ho utilizzato questo marrone sbrilluccicoso, poi ho utilizzato questo marrone e questo rossetto. Per chi non mi segue su Instagram, peccato, perché un reel carino con della bella musica. Va bene. Allora, ragazze, sono a questo punto. Letto fatto, ho fatto la cucina. Ragazze, ieri ho perfino stirato. Allora, ieri ho perfino stirato, poi mio marito si c'è seduto sopra. Vabbè, per fortuna sono, insomma, cose che non sono camicie che si spiegazzano. Sì, poi lui si è seduto praticamente qua. Non stiravo da un sacco di tempo, raga, non stiravo da un sacco di tempo. Quindi ora andiamo a fare il bagno. Ora facciamo il bagno. Quindi ho fatto la cucina. Cucina pulita. Cucina pulita. Devo togliere, ragazze, da voi abbondano sempre le bottiglie di plastica. Da me abbondano sempre. Non faccio altro che buttarle. Mia figlia, per esempio, si è messa il filtro. Si è messa il filtro appunto per l'acqua e quindi non usa più, non compra più acqua minerale nelle bottiglie di plastica, e quindi si la riempie appunto con questo filtro. Io vi devo dire che mio marito è contrario, contrarissimo, perché capite che ad esempio noi in condominio abbiamo l'autoclave, di solito l'autoclave, insomma, quando non si pulisce in fondo si deposita sempre lo sporco, si deposita di tutto. Quindi mio marito pensa sì, il filtro va bene, però diciamo quest'acqua è filtrata e poi la beviamo. Quindi lui è contrario e continuiamo a, insomma, a comprare giustamente l'acqua minerale. In arrivo la mia bimba. Amore, guardate questa, vedete la coda a punto interrogativo? Questa coda così si chiama punto interrogativo e significa che è felice di vedermi, questa coda così. Amore, ma tu sei la mia bimba bellissima. Amore, ma quanto è bella, ragazze.
Ma guardate che meraviglia! Allora, raga, sono le 11 meno 20. Vado a fare il bagno perché vi ho detto che per le 11 e mezza vorrei essere fuori. Ok, vediamo di riuscirci. Ragazze, oggi sto provando questo. Rio Boom Boom, lunga profumazione, pesco fiorito. Ho finito quello al talco e ora sto utilizzando questo. Appena ho aperto il tappo, sono stata invasa da un profumo buonissimo. Raga, sono già stanca. Prima di tutto perché mi sono spicciata a casa, come si dice. Poi c'è questa passeggiatina per arrivare in palestra. Quindi figuratevi. E ora mi devo andare a fare almeno 20 minuti di tapis roulant. Ragazzi, allora ho fatto mezz'ora di tapis roulant, poi ho fatto pesi, quindi per le braccia, poi ho fatto gli affondi. Ora mi sto facendo un altro poco di tapis roulant per sciogliere un pochino le gambe. Allora, bimbe belle, mi sono ritirata proprio ora. Ora mi tocca fare da mangiare, quindi oggi mi voglio fare un po' di pomodorini. Sapete, io vado matta per il pomodoro in tutte le sue forme, quindi mi faccio le penne integrali, con i pomodorini. Ragazze, che dirvi? Certo, andare in palestra è tutta un'altra cosa. Perché veramente prendi carica. Io, per esempio, oggi ho fatto mezz'ora di tapis roulant e quando sono tornata a casa, quel pezzetto di strada che saranno 300 metri, 300-400 metri per arrivare a casa mia, mi sono sembrati meno pesanti perché credo già di avere un po' preso l'allenamento. Quindi, appunto, mi sono sembrati meno pesanti e anche la schiena mi sembra che vada un po' meglio. E appunto ho fatto, come vi dicevo, ho fatto tapis roulant, ho fatto pesi, ho fatto gli affondi, poi altri 5 minuti di tapis roulant per sciogliere un pochino le gambe e ce ne siamo andate io e mia figlia. Appunto poi ci sono questi 3-4 minuti di strada che mi separano da casa e niente. Allora, raga, niente, io vi saluto. Noi ci vediamo come sempre domani mattina. Allora, più tardi, vediamo se riusciamo a fare un sondaggio veloce. Più tardi ho intenzione di farvi qualche video. Voi mi avete richiesto la mia collezione di orecchini, mi avete richiesto la mia collezione dei bicchieri. Poi che cosa mi avete chiesto? Adesso non ricordo. Comunque, vediamo se riesco a fare. Niente, sondaggio non ne facciamo, ragazze. Vediamo se riesco a farvi qualche video più tardi, appunto, che riguarda queste cose. Però, come vi dicevo, siccome le cose di IKEA mi arrivano domani e non più venerdì, oggi devo fare un po' di sbarazzo, nel senso mi devo sbarazzare di alcune cose che sto eliminando, qualcosa la sposto, qualcosa la elimino del tutto, quindi diciamo che ho un po' di da fare. Va bene ragazze, dai, ci vediamo domani. Domani sarà una giornata impegnativa, appunto perché la consegna. Considerate che dovrebbe avvenire alle 7:30 del mattino, quindi alle 7:30 saremo svegliati, avremo questi pacchi,
tra me e mia figlia, appunto, che devono arrivare, e poi naturalmente, povero mio marito, avrà il montaggio. Io poi naturalmente vi faccio vedere tutto nel dettaglio, siccome appunto cambierò qualche cosa in casa, mi sa tanto che poi vi rifaccio un home tour aggiornato per farvi vedere i cambiamenti. Va bene, ragazze, ci vediamo presto.